ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहिः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। So we have been discussing, abbiamo discusso, that the relationship between karta and karmaphala. E la relazione tra il karta e karmaphala. Because always karta, the doer, depends upon the karmaphala, the result of action. Perché sempre il karta, l'agente, dipende dal karmaphala, dal risultato dell'azione. So there is some type of attachment with reference to karmaphala. C'è un certo tipo di attaccamento in riferimento al karmaphala. And because of this attachment, e a causa di questo attaccamento, the karta becomes weaker, not stronger. Il karta si indebolisce, non si rafforza. So when we see that karta becomes weaker, e quando vediamo che il karta diventa più debole, there the shastra brings three aspects. A questo punto gli shastra portano tre aspetti. So the first one we call as tamasic. Il primo lo chiamiamo tamasico. Second one is called rajasic. Il secondo è chiamato rajasico. And the third one is called sattvic. E il terzo è chiamato sattvico. They are gross to subtle in an order. E quindi dal grossolano al sottile nell'ordine. So when we look at this karma, quando guardiamo il karma, it is very easy to look at this tamasic aspect in life. È molto facile guardare all'aspetto tamasico nella vita. As we also discussed these three other three orders, e così come abbiamo discusso degli altri tre ordini, that physical, oral and mental, che il fisico, il verbale e il mentale. Because when you look at this physical aspect, perché quando guardate all'aspetto fisico, the impact of the physical action's result is not that long or that strong. L'impatto dell'aspetto fisico non è così forte. Whereas if along with physical, mental, oral joints, e invece se insieme a quello fisico anche quello orale si unisce, that is another stage. Quello è un altro stadio. And if three things join together, e se tre cose si uniscono insieme, the impact is much more severe. L'impatto è più severo. The best example is murder case. E l'esempio più il migliore è quello del caso di un assassino. Because this is one of the worst example. Perché è uno dei peggiori. But we can look at that example too. Ma però lo possiamo prendere in esame. Suppose somebody kills somebody accidentally or something like accidentally you kill. Supponiamo che accidentalmente qualcuno uccida qualcun altro. So it is physical. È fisica. If you look at, se voi vedete, the sentence, the punishment that court gives is definitely less. La punizione che viene data alla persona sicuramente è minore. And if you kill somebody out of real anger, unannounced, and you kill, ma se invece uccidete qualcuno prima dicendolo e poi dalla rabbia lo fate, there is another type of order. Quindi è un altro tipo di ordine, di livello. And the last one they say, premeditated murder. E l'ultimo è un assassino premeditato. So that you have planned everything. Significa
significa che avete pianificato tutto. And systematically you have executed. E in maniera sistematica l'avete messo in atto. That is another type of order. E quello è un altro tipo di ordine. So can you see the seriousness of the same action when it is done physically, when it is done physically, orally and mentally. Quindi vedete quindi la gravità della cosa quando viene fatta prima fisicamente, poi fisicamente oralmente, poi quando fisicamente oralmente mentalmente, quindi tutte e tre le cose sono insieme. So that's why we look at it very carefully. Ecco perché noi lo vediamo molto attentamente. The verbal action that we do or oral. L'azione verbale che compiamo o orale, it has more power, more strength in me, which will prolong longer than physical action. Avrà più potere, più forza in me piuttosto che quella solo fisica. That's why sometimes when we hit somebody, quando noi a volte picchiamo qualcuno fisicamente, that person may or may not remember. Quella persona potrebbe o non potrebbe ricordarselo. But when we use some word, ma quando insieme usiamo anche delle parole, that keeps ringing for long. Quello risuona di più a lungo. And later on, e in seguito, if I planned to say something, se si pianifica di dire qualcosa, that means significa my thinking and my verbal action goes together, Il mio pensiero e la mia azione verbale vanno insieme. It creates another type of impact. Crea un altro tipo di impatto. So that's why what one should do here. Quindi qua che cosa si dovrebbe fare? Una persona cosa dovrebbe fare? So one has to be very careful with reference to these three actions. Una persona deve stare attenta in riferimento a questi tre tipi di azione. No. To manage my mental activities which is not in my hand. E quindi per gestire le mie attività mentali che non sono alla mia portata, cioè non sono nelle mie mani. Especially a common person. Soprattutto una persona comune. Especially when you are confused. Soprattutto quando siete confusi. Your mind is not in your hand. La vostra mente non è nelle vostre mani. You think it is your mind. Voi pensate che sia la vostra mente. In reality, in realtà, it is somebody's mind. È la mente di qualcun altro. So when your mind is not in your hand, e quindi quando la vostra mente non è nelle vostre mani, we say very carefully, noi lo diciamo molto attentamente. You are a tamasic person. Voi siete delle persone tamasiche. Can you see the difference now? Connection? Riuscite a vedere la differenza, la connessione? So when you say tamasic, e quando diciamo tamasic, it's very simple. È molto semplice. The person externally is very lazy. La persona all'esterno è molto pigra. There is fear. C'è della paura. So the negativity is always in forefront. Quindi la negatività è sempre messa avanti. So before doing anything, prima di fare qualsiasi cosa, always you think of negativity. Pensate sempre alla negatività. There is sense of dependence. Vi è un senso di dipendenza. There is only attachment. C'è solo dell'attaccamento. So that means the person lives the life in a miserable way. Significa che la persona vive la vita in maniera infelice. So here is one type of, let us say, lifestyle called tamasic lifestyle. Quindi qua c'è un tipo di stile di vita chiamata tamasico. You can take a back seat, take a chair and you can sit. Ti puoi sedere indietro, okay. Prendere una sedia, sedere. Thank you. So coming to the point. Tornando al punto. So here when we say tamasic, qui quando noi affermiamo tamasico, I am a tamasic person. Io ho una persona tamasica. When I want to continue my lifestyle the way I want. Quindi quando io voglio continuare il mio stile di vita, quello che voglio io, il mio stile di vita. Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? That time I am a tamasic person. Sono una persona tamasica nel momento in cui I want to continue my life the way I want. Voglio continuare la mia vita nel modo in cui voglio. So in short, in
breve. Present generation. L'attuale generazione. Super duper tamasic. Sono dei super tamasici. Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? They don't care about others. A loro non interessa degli altri. They are so much self-centered. Sono centrati talmente su di sé. And what is self? E cos'è il sé? Likes and dislikes. Insecurities. Mi piace e non mi piace, le insicurezze. That is called self. Quello è il sé. And they are so much self-centered. E sono talmente centrati su di sé. They want everything must move around according to their likes and dislikes. E vogliono che tutto si muova intorno ai loro mi piace e non mi piace. The situation. Le situazioni. People. La gente. Everything must move according to their likes and dislikes. Tutto si deve muovere in base ai loro mi piace e non mi piace. In fact. E infatti. That's the signal of me being a tamasic person. Questo è un segnale di me di essere una persona tamasica. And interestingly, la cosa interessante. When I am a tamasic person, quando io sono una persona tamasica, I am surrounded by tamasic people. Sarò circondato da persone tamasiche. Because I attract the same type of energy. Perché attraggo lo stesso tipo di energia. And remember this logic, okay? E ricordatevi di questa logica. Scratch your back. Io gratto la tua schiena. In return. E in ritorno. You scratch my back. Tu gratti la mia schiena. And both of us are scratching each other's back. It's called relationship. E entrambi ci grattiamo la schiena e questa è la relazione. Whether it's required or not, don't ask. Che sia richiesto o no, non me lo chiedete. Because I have scratched. Perché siccome io te l'ho grattata. You have to scratch. Tu me la devi grattare. Like present day sometimes these people say I cook, you have to wash this. Oggigiorno è così, si dice, per esempio, io cucino, tu devi lavare i piatti. Something wrong with these people, okay? It is better not to live in this relationship. È meglio non vivere in questo modo, in queste relazioni. If you cook and demand or expect other to wash the dish, it's better don't cook. Se voi cucinate, però vi aspettate che gli altri poi lavino i piatti, meglio che non cucinate. It's one of the sick mind. È una mente malata. Hey, there is in the relationship there is no competition. Nella relazione non c'è competizione. There is no comparison. Non c'è paragone. It should be complementing each other. Deve essere complementare. Of course when you are sick. Sicuramente quando voi state male. When you don't feel good. Se non vi sentite bene. Of course the other person can do everything. Certo, l'altra persona può fare tutto. Not because I did this thing, you have to do this. No, perché io ho fatto questo, allora tu devi fare questo. So I have taken care of your parents, you have to take care of my parents. Io mi sono presa cura dei tuoi genitori, allora adesso tu devi curare i miei. What sort of a sick mind? Che mente malata. It's not a relationship. Non è una relazione. However, let me not overboard people, okay? Non mi voglio super caricare. So, all these things comes under tamasic. Tutte queste cose ricadono nel tamasico. And from tamasic. E dal tamasico. Goes to rajasic. Si va al rajasico. So where? Laddove you are more activity oriented, proactive, dove siete orientati più all'attività, proattivi, where always you want to protect yourself, e laddove voi volete sempre proteggere voi stessi. So in order to protect, you are so proactive. E per proteggere voi siete così proattivi. I don't know whether you protect or not. Non so se voi proteggete o meno. At least you will not allow yourself to go down. Almeno voi non permettete a voi stessi di cadere, di andare giù. Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? So this aspect is called rajasic aspect. Questo aspetto è chiamato rajasico. But ma there is a problem. C'è un problema. You may be able to protect yourself in one given area with reference to one situation. Voi potreste essere capaci di proteggervi per quanto riguarda un aspetto, una. But definitely you will become loser in many areas. Ma però diventerete perdenti in altri aspetti, in altre. That's why.
Ecco perché me being a rajasic person, io da persona rajasica, is not healthy either. Non è una cosa sana affatto essere rajasic. Definitely. Sicuramente. I am better than being a tamasic. Meglio di essere un tamasico. Because that is how I'm supposed to move. Perché è così che mi dovrei muovere. And finally comes. E alla fine viene. Me being a sattvic person. Io una persona sattvica. So when we say sattvi. E quando diciamo sattvica. Where you are constructive. Laddove voi siete costruttivi. Excuse me, where are you, sir? Please be seated properly. Your mind is somewhere. You are thinking something. La sua mente è da qualche altra parte. Si siede un po' meglio. So, scusa, posso alzarmi? Ho problemi di mi metto in fondo. Scusa. Yeah, please. Yeah. Whoever is uncomfortable, please take chair. Se state scomodi, sedetevi su una sedia. Là ci sono le sedie. Esatto. Whoever is coming, exactly. No problem. See, because what happens, please understand. Cercate di capire. I'm sorry to interrupt. What's the name of the third one? I'll come. Just hold on, okay? Thank you. Please hold on. Because problem is, that's what I'm trying to say. Here I am not preaching. Io qui non sto predicando. I am looking at all of your mind. Guardo tutte le vostre menti. Based on that, I am developing the topic. E in base a ciò sviluppo la. In fact, when I left room, I was asking, hey, where did I leave? Where to start? When I left the room to come to the class. Quando ho lasciato la stanza per venire poi la mia stanza e per venire in lezione. So I asked the question, where did I leave? Last class, where did you stop? Ho chiesto dov'è che mi sono fermato l'ultima lezione, dov'è che ho. Because perché I look at all of your mind. Guardo tutte le vostre menti. Based on that. E in base a quello I develop the topic. Sviluppo l'argomento. And if you don't follow the topic, e se voi non seguite l'argomento, don't worry. Non preoccupatevi. I'm going to repeat. Lo ripeto. This is what the teaching. Questo è l'insegnamento. Because I'll make sure. Perché io mi assicurerò. You should not have any question. Che voi non dovete poi avere più domande. That is what the teaching is. Questo è l'insegnamento. Provided. Però. If you listen to me. Se mi ascoltate. If you pretend to listen to me. Se fate finta di ascoltare. If you are here because of some type of obligation or fear. Se siete qui perché siete in qualche modo stati obbligati o per paura. I'm sorry. Mi dispiace. So coming back to the topic. Quindi tornando all'argomento. So this tamasic, rajasic and sattvic, these three aspects. Quindi questo tamasico, rajasico e sattvico, questi tre aspetti. So when I start moving from tamasic to rajasic, then to sattvic. Quando mi muovo da tamasico al rajasico e alla sattvico. Down, the karma will be divided accordingly. Il karma verrà diviso in base a questi tre. Because mind will not able to understand anything because mind has to understand itself. Perché la mente non sarà capace di capire nulla, perché dovrà provare a capire se stessa. Because mind is very smart. Perché la mente è molto furba. And always mind will embrace tamasic aspect. Perché la mente abbraccerà sempre l'aspetto tamasico. As I told you earlier. Così come vi ho detto prima. In which stage you are not being challenged, your mind is not being challenged. In quello stadio in cui voi non venite sfidati, la vostra mente non è sfidata. And there is no scope of you being challenged. E non c'è. There is no scope. Non c'è scopo. Means you don't give any scope to be challenged. Per essere sfidati, non c'è nessun motivo per essere sfidati. Now when you become a rajasic person, quando diventate una persona rajasica, you take up challenges. E prendete l'aspetto rajasico. Can you see this point? So when you take up challenges, e quando prendete le sfide, quando le assumete, don't do the parallel translation. You are not supposed to do parallel translation, okay? Not good. Sorry. Be careful each one of your thinking. State attenti al vostro modo di pensare. Coming to the point. Tornando al punto. So when you
start taking of different challenges. Quando iniziate ad assumere diversi tipi di sfide, That time you are a rajasic person. In quel momento siete persone rajasiche. So that at least you don't allow your mind to sleep. E almeno non permettete alla vostra mente di addormentarsi. And interestingly, that time you are a sattvic person. E la cosa interessante è che siete delle persone sattviche nel momento in cui, when you understand, quando capite, there is no need to take up any challenges. Che non è necessario assumere nessun tipo di sfida, assumersi. But at the same time, ma allo stesso tempo, I am already in challenges only. Sono solamente nelle sfide. In fact, my life is nothing. Infatti, la mia vita non è altro che full of challenges. Una piena di sfide. That's out of understanding. E questo avviene dalla comprensione. You do the best. E voi fate il meglio. In fact, well, life is continuous best, delivering the best and best. E infatti tutta la vita è un continuo sfida, dare del meglio di sé, dare il meglio di sé. So in short, in breve, a tamasic person, e una persona tamasica, always expect best. Si aspetta sempre del meglio. Whenever you expect the best, e quando vi aspettate il meglio, don't worry, non preoccupatevi, you are a tamasic person. Siete persone tamasiche. Rajasic person, una persona rajasica, delivers best once in a while. Una persona tamasica produce, rajasica, scusate, il meglio ogni tanto. So once in a while you deliver best. Ogni tanto voi fate del vostro meglio, date il vostro meglio. And hold on to that all the time. E vi aggrappate a quello sempre. And once you hold on to that, e quando vi aggrappate a quello, you are no more rajasic. Non siete più rajasic. You become tamasic. Diventate tamasici. And a sattvic person, e una persona sattvica, only keeps delivering the best. Dà solo il meglio. Because sempre. There is no sense of dependence. Perché non c'è senso di dipendenza. There is no sense of loss. Non c'è il senso della perdita. There is no insecurity. Non c'è nessuna insicurezza. Whatever you do, tutto ciò che voi fate, you do the best. Fate del vostro meglio. Now, if this is these are the steps, e se questi sono i passi, we look at very carefully. Noi lo guardiamo molto attentamente. This is not exactly tamasic, rajasic or sattvic. Questo non è esattamente tamasic, rajasic o sattvic. So there is some type of exchange that takes place. Avviene un certo tipo di scambio. That's why we said there are six types. Ecco perché noi affermiamo che ci sono sei tipi. So if you want the best, se volete il migliore, the best is what? Il migliore è quale? Sattvic in number one. Il sattvico numero uno. So you say sattva guna, the sattva quality number one. La qualità sattva è la numero uno. Number two will be rajas. La numero due sarà il rajas. Number three e will be tre sarà tamasica. Let us assume, okay? Supponiamo che sia così. And there are millions of division can happen. Possono accadere milioni di divisioni. That let us assume, let us say 50% sattva to minimum way, or you, let us say 99% sattva. Wow. Diciamo il 99% 99 sattva and 0.999 rajas, 0.999 rajas, 0.001 tamas, 0.001 tamas. Wow, what a blessing. Che benedizione. In fact, e infatti, they are the gods. Loro sono gli dei. Questi sono dei. The more sattva you are, più siete sattva, the more divine you are. Più siete divini. There is nothing called divinity. Non c'è nulla definita divinità. Divinity is all about your quality. La divinità è tutta inerente alle vostre qualità. The moment you improve your sattva guna, nel momento in cui migliorate il vostro sattva guna, you are a divine person. Siete persone divine. You represent your divinity. Voi rappresentate la vostra divinità. That's why in each one of us, ecco perché in ognuno di noi, there is a divinity. C'è della divinità. And that divinity, e quella divinità, is sattva guna. È il guna sattva.
And interestingly, e la cosa interessante è, second category is, la seconda categoria, Raja Guna is predominant. La Raja Guna è predominante. Second becomes Sattva. E se, per secondo si ha il Sattva. And third becomes Tamas. Tamas. Third one will be, il terzo sarà, you can look at Sattva Guna first, prima Sattva Guna, then Tamas second, Tamas secondo, Rajas becomes third. E Rajas diventa terzo. Now if you look at this way, e se lo vedete in questa maniera, we also have another three like that. Ne abbiamo altre tre. So if you want to see, first very easy to remember, okay? Molto facile ricordarlo. Sattva first, Sattva primo, Rajas, Tamas. Now second one, Sattva first, seconda, Sattva, Tamas second, Tamas, Rajas. Now bring Rajas first, e poi Rajas primo, Sattva second, secondo Sattva, Tamas, e poi Tamas, then Rajas first, e poi Rajas primo, now Tamas second, poi Tamas secondo, Sattva e Sattva terzo. So each one will be two, so it will be six total. E in totale diventano sei. So you can break your head, okay? Don't worry. It's a total mathematics, don't worry. Ok, all these are complications. Ok, tutte queste sono complicazioni. I'm not interested to know all these things. Non sono interessato a sapere ora tutte queste cose. Can you make it simpler? Lo puoi rendere più facile? That's why. Ecco perché. This karma theory comes. Arriva la teoria del karma. Because to understand karma, perché per capire il karma, we have sattvic karma, abbiamo il karma sattvico, we have rajasic karma, il karma rajasico, we have tamasic karma, e quello tamasico. For every karma, per ogni karma, it is very clearly designed, è chiaramente defined, definito, whether it is sattvic, rajasic or tamasic, che sia sattvico, rajasico o tamasico. It's like, ed è come morning getting up, la mattina quando ci si alza, whether you are getting up sattvic time or rajasic time or tamasic time. Se vi alzate durante il sattva, il periodo sattva, rajasico o tamasico, we say very clearly, noi lo affermiamo molto chiaramente, if you are getting up 1.5 hours before sunrise, se vi alzate un'ora e mezza prima del sole, che si alzi il sole, that means you are getting up sattvic time. Vi state alzando nel periodo sattvico. If you are getting up just before sunrise, se vi alzate un po' prima che il sole si levi, is called rajasic. È chiamato rajasico. Or during sunrise also. And if you get up after sunrise, e se vi alzate invece dopo che il sole si è levato, is tamasic. Siete tamasici. Swamiji, what about after 9? E Swamiji, e dopo le 9? Don't ask. And you can see the difference. E voi potete osservare la differenza. There are statistics have taken all over the world. Sono state fatte delle statistiche in tutto il mondo. A child who gets up in sattvic time means before 1.5 hours before sunrise. Un bambino che si alza un'ora e mezza prima che il sole si levi. His or her memory power is strong. Il suo potere di memorizzare è forte. La sua memoria. There are a lot of statistics are available on the net, you can search. Ci sono molte statistiche a riguardo, le and potete cercare. Maybe because of that reason India was the best those days. Ecco forse perché a quel tempo l'India era uno dei migliori. Because in our time, perché noi durante il nostro periodo. That's why you can look at any company's CEO, top company CEO, yes. now from India. Per esempio, in qualsiasi, voi potete vedere qualsiasi impresa grossa, i CEO indiani sono i migliori, so whether it is Google or it is Microsoft, you name it, any company, nominatemi qualsiasi tipo di impresa, because by default in our time, perché di per sé durante il nostro periodo, la nostra generazione, we have to get up at least half an hour before sunrise. Noi ci dovevamo alzare un'ora e mezza prima almeno che il sole si levasse, quindi prima dell'alba. Non c'era scelta in questo.
Whether it is Sunday, Monday, che era domenica, lunedì, or holiday makes no difference. Vacanze non faceva la differenza. So coming back to the point. Tornando al punto. If getting up has got its own consequences. Se alzarsi ha le sue conseguenze, alzarsi. You can see for yourself. Potete vederlo da voi stessi. So also going to bed also there is sattvic, rajasic and tamasic. Anche andare a dormire c'è il sattvico, l'aspetto sattvico, tamasico, rajasic. And especially while eating time in the night. E soprattutto quando si mangia, si consuma cibo durante la notte. We say beautifully. Noi lo diciamo molto bene. After night 10 o'clock. Dopo la di notte, dopo le 10. Only asuras eats. Solo gli asura mangiano, i demoni mangiano. You understand? Capite? 10 o'clock after 10 o'clock if you are having dinner. Se dopo le 10 cenate. That means you are a demon. Significa che sei un demone. Means it is tamasic. Perché è tamasico. I can give you, there are a lot of classification with reference to these timings. Ci sono tante classifiche per quanto riguarda il tempo. And when with reference to time we classify sattvic, rajasic and tamasic. E per quanto riguarda il tempo noi lo classifichiamo sattvico, rajasico e tamasico. Definitely. E sicuramente with reference to our food there are classifications. Per quanto riguarda il cibo che assumiamo ci sono delle classifiche. Like a person is not supposed to have tamasic food. Per esempio, una persona non dovrebbe assumere cibo tamasico. Because if you have tamasic food. Perché se assumete cibo tamasico, automatically mind will go to tamas. La mente automaticamente diventerà tamasica. It's like if you get up late. È come quando vi alzate tardi. What we call as tamasic time. Quello che noi definiamo tempo tamasico. That whole day you will feel lazy. Tutta la giornata vi sentirete pigri. Have you not observed this? Non l'avete osservata? Especially on Sunday. Soprattutto la domenica. What do you do? Cosa fate? Only my body pain. Because you get up tamas time. Perché vi alzate durante il tamas. Hey, tomorrow I'm there, okay, that's why I'm preparing. Don't give me excuse, 1 hour this adjustment, okay? non voglio scuse per il fatto che stanotte si cambia cellulare. That is not excuse, okay? Non ci sono scuse. Because already I got the come, Swamiji, tomorrow 1 hour we are preparing, so you have to understand. Suppose tomorrow morning you are catching a flight. Allora, già mi hanno dato delle scuse per via dell'ora legale domani, ma supponiamo che domani bisogna andare a prendere un aereo. No excuse at all. Ci sono scuse nel caso in questo caso. So, that means very clear. Quindi questo vuol dire molto chiaro. As you get up in tamasic time, for example. Quando vi alzate durante il periodo tamasico. Even though you are the best, everything is great. Anche se siete i migliori. Your mind goes towards tamas. La vostra mente si va verso il tamasico. Clear? È chiaro? So also così anche food, il cibo, which is the destructive part, che è la parte distruttiva. Because perché what we eat, tutto quello che noi mangiamo, that we become, diventiamo. Remember, ricordatevi, what we eat, ciò che noi mangiamo, that we become, diventiamo. Observe yourself, osservatevi, whatever you like. Quello che vi piace di più, you will discover, scoprirete that sort of tendency you will have with reference to that food. Voi svilupperete una tendenza verso quel cibo. I'll give you a beautiful example, my favorite example, okay? I give this example. Vi faccio l'esempio che amo fare di più. Because in India there is one community, so that's why keeping that mind, I remember. Tenendo a mente una comunità che c'è in India, faccio questo esempio. Those who love fish. Quelli che amano il pesce, their life is like a fish. La loro vita è come un pesce. Come il pesce. Jokes. E non sto scherzando. Do you know what is a fish? Lo sapete cos'è un pesce? When you catch a fish. Quando voi afferrate un pesce. You understand? Show off.
come si scuote. But if you know how to catch properly. Però se sapete come afferrarlo bene. What happens? Cosa accade? Surrenders. Si abbandona. And I'm not telling you jokes, you can observe people. Non sto scherzando, voi questa cosa la potete osservare. Those who love fish. Quelli che amano il mangiare pesce. They show off a lot. Sono persone che ostentano molto. And if you really know how to do not tackle them, how to handle them. E se voi sapete come gestirli. Completely surrender. Si abbandonano completamente, si piegano. This is a small example, my observation. Questo è un piccolo esempio della. I may be wrong. Potrei anche sbagliare. It's up to you people to look at. Dipende da voi. So each food that we eat. Ogni cibo che noi assumiamo. It has something to do with our mind. Ha tutto a che fare con qualcosa che è inerente alla nostra mente. As medical science highlights, I have seen for myself too. Così come lo viene sottolineato dalla scienza medica, l'ho visto anche da me stesso. Like a diabetic person. Una persona diabetica. We love sweet. Amerà i dolci. Hidingly, ok? Nascosto. Night opening the freeze. Di notte si aprono il frigo. So also a cholesterol person. Così anche una persona che ha colesterolo. Loves fried things. Ama le cose fritte. Have you not observed this? Non avete osservato questa cosa? This is the way to understand the body. E questo è un modo per capire il proprio corpo. The moment, especially I'm talking as you grow, you become old, especially. E questo ve lo dico specialmente quando man mano si invecchia. If your mind is going crazy for fried things. Se la vostra mente impazzisce per mangiare cose fritte. You cannot say no to it, even if you should say. Non potete dire di no anche se siete in grado di poterlo fare. You can check your cholesterol. Voi potete controllare il vostro colesterolo. Definitely you will find it, okay? E sicuramente troverete che è alto. So also. Così anche. Sweet. I dolci. So there are a lot of examples you can look at for yourself. Ci sono tanti esempi che potete anche osservare da voi stessi. So in short. Quindi in breve. That means the food that I consume. Significa che il cibo che io consumo. There is rajasic aspect, there is tamasic aspect, also there is sattvic aspect. C'è un aspetto rajasico, c'è l'aspetto tamasico e sattvico. So I have to be very clear in this regard. E quindi questa cosa ce la devo avere molto chiara. That's why here in this class I am not to talk about food aspect. Infatti in questa lezione non sono qui per parlare dell'aspetto del cibo. But one thing I have to be very clear. Ma devo avere chiaro una cosa. That my purpose is what? Che il mio scopo è quale? From tamas to rajas. Dal tamas passare al rajas. Rajas to sattva. Sattva e poi sattva. With reference to food. Qui in riferimento al cibo. With reference to timings. In riferimento al tempo. With reference to okay, people in the beginning I will not know. With reference to places. In riferimento ai luoghi, ai luoghi. You will be able to understand slowly. Piano piano voi sarete capaci di capire. When you start following certain rules and regulations in your life. Quando riuscirete a seguire certe regole nella vostra vita. Remember, whenever you follow certain rules and regulations out of understanding. Ricordate che quando seguite delle regole, regole però dettate dalla comprensione. There will be a glow in your face. Il vostro viso ci sarà una certa luminosità. Because perché? There is no conflict in me. Perché non ci saranno conflitti in voi. Can you see this point? Riuscite a cogliere questo punto? Whereas if you follow rules and regulations. Invece se seguite regole. Because of some compulsion. Però da sotto la spinta di una compulsione. Because of some sense of loss, sense of guilt, sense of something or other. O a causa di senso di perdita, senso di colpa. There will be conflict in you. Ci saranno dei conflitti in voi. So all the time you start fighting with yourself. E continuerete sempre a lottare con voi stessi. Finally, what will happen? E alla fine che cosa vi accadrà? You will collapse.
Voi collasserete. Do you understand the point? Riuscite a capire il punto? Which is not healthy. E questa cosa non è sana. So that's why what you need to do. Ecco perché, che cosa è necessario fare? Work with these three gunas. Lavorate con questi tre gunas. So this rajas, sorry, tamas to rajas. Questo tamas verso rajas and rajas to sattva. Rajas to sattva. How to look at them? Come guardarli, come vederli, approcciarli? Anytime when you do any action. Ogni volta che fate una qualsiasi azione, long. Imparate after doing action. Dopo aver fatto l'azione, how long that action or the actor in you lingers? Quanto tempo indugiate in quel ruolo che agisci, in cui agite? I'll give you a beautiful example. Per esempio, vi faccio un bel esempio. Okay, this is a very good example of food, okay? Per esempio, l'esempio del cibo è quello più calzante, più interessante. Italian lunch, okay? È il pranzo italiano. 10 minutes, after that 10 minutes, 10 minutes. 10. You waste almost 1.5 hours, okay? Un'ora, più di un'ora e mezza, sciupate. Enjoy, okay? Okay, godetevela. But my point is, ma il mio punto è, okay, once you complete, una volta che lo completate, are you able to dissociate yourself from the food or not? Siete capaci a dissociarvi dal cibo o no? Do you do that? Lo fate? We generally don't do. Di solito non lo facciamo. That's why what we do. Ecco perché quello che noi facciamo. The moment you complete your food. Nel momento in cui completate il vostro cibo. Get up quickly. Alzatevi velocemente. Wash your hands. Lavatevi le vostre mani. Wash your mouth. Lavatevi la bocca. Wash your face. Lavate il vostro viso. If possible. E se possibile. Wash your feet. Lavatevi i piedi. You will see. Voi vedrete. You will be able to dissociate with the food. Then and there. Sarete capaci di dissociarvi con il cibo là, nell'immediato. It's a very simple thing to follow. È una cosa molto semplice da seguire. How quickly you are able to dissociate yourself from the giving action. Quanto velocemente siete capaci di dissociarvi da una datazione. That shows your maturity. Quella mostra la vostra maturità. That shows your level of sattva-guna in you. E vi mostra il livello di sattva-guna che avete. Suppose you remember something and you keep thinking all the time. Supponiamo vi ricordate di qualcosa e continuate a pensarci su tutto il tempo. That means vuol dire you are full of tamaguna. Che siete pieni di tamaguna. You understand? Capite? One thought keeps lingering, keeps hitting you. Un pensiero continua a colpirvi, a tormentarvi. You are not able to resolve them. E non siete capaci di risolvere. Nor you have strength to face. Né avete la forza di affrontarlo. Nor you have courage to share. Né il coraggio di condividerlo. That means. Significa. You are holding or embracing tamas. Siete aggrappati o abbracciate il tamas. That's why. Ecco perché. Learn to improve yourself from tamas to rajas, rajas to sattva. Imparate a migliorarvi da tamas a rajas e poi da rajas andare al sattva. Like I was talking about the place, how to figure it out. Small example. È come quando facevo l'esempio del luogo, come capirlo. For example, this. What they call sofa. Per esempio, il sofà, il divano. Is the best tamasic place. È il luogo migliore per il tamasico. Oh, if you don't get sleep. Se non vi addormentate. Sit there. Se non riuscite ad addormentarvi, sedetevi sul divano. You know what happens? Slowly. Sapete cosa succede? Piano piano e poi vi addormentate. And your thinking goes down. E il vostro pensiero va giù, si abbassa. Have you not observed this? Non avete osservato questa cosa?
Sofà is the best place to embrace tamas, okay? Il sofà è il luogo migliore per abbracciare il tamas. Another thing is also your bed, for example. Per esempio, un'altra cosa, il vostro letto. Unless you change your linen every day. A meno che ogni giorno cambiate le lenzuola. I'm not adding your job, okay? Please. No, no, con questo non voglio farvi aumentare il carico di lavoro. The rule is, la regola è, the moment you put a dress on your body, especially cotton, so, nel momento in cui mettete un indossate un vestito, quindi lo mettete nel vostro corpo, un vestito, soprattutto il cotone, once you remove, una volta che ve lo togliete, you cannot wear second time, non lo potete indossare la seconda volta. It's not allowed. Non è permesso. If you do so, se fate così, you are embracing tamas, voi abbracciate il tamas. You can work for yourself, don't worry, okay? Voi potete farlo per voi stessi, non preoccupate. I can give you a series of logics and series of incidents. Vi posso portare qui un sacco di esempi di accaduti. How to improve yourself? Come migliorare voi stessi? That's why in short. Ecco perché in breve. I have to make sure. Mi devo assicurare, whatever my mind says, che tutto ciò che la mia mente dice, let me not do, che io non lo faccia. At the same time, ma allo stesso tempo, let me not fight with my mind, che io non lotti con la mia mente. Can you see this point? Riuscite a cogliere questo punto? I don't have to follow what my mind says. Io non devo seguire quello che mi dice la mente. At the same time, ma allo stesso tempo, I cannot ignore my mind. Non posso ignorare la mia mente. I cannot afford to fight with my mind. Non posso permettermi di lottare con la mia mente. Then what to do? E allora che cosa fare? I need to do. Io ho bisogno di fare what is to be done. Ciò che va fatto. And interestingly, e la cosa interessante è, I cannot decide, non posso decidere what I should do, quello che dovrei fare. If I decide what to do, se io dovessi decidere cosa fare, I will be wrong, mi sbaglierei. Because I will do what I want, perché alla fine faccio quello che voglio. That is how all the dictators were born. Ed ecco che tutti i dittatori nascono. Would you like to be another dictator? Vi piacerebbe essere un altro dittatore? That's why what is to be done? Ecco perché, che cosa è che va fatto? What I should do? Quello che io dovrei fare? Others should suggest. Dovrebbero suggerirmelo gli altri. In fact, e infatti, all my duties, tutti i miei doveri, is a suggestion of others. Sono suggerimenti degli altri. Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? So when I am sensible enough, quando io sono abbastanza sensibile, for example, per esempio, I am talking, io sto parlando, if I am sensible enough, se sono abbastanza sensibile, I understand the pain of your legs, io capisco il dolore delle vostre gambe. Don't worry, non preoccupatevi. In a few minutes I'll stop. In pochi minuti io adesso mi fermo. Because, perché, I know my duty. Io conosco qual è il mio dovere. So how? Come? Because once I understand you, it's a suggestion because leg is changing. Una volta che mi capisco, perché è un suggerimento, le gambe cambiano sempre posizione. Whereas if I don't understand you people, e invece se non vi capissi, I keep talking, e continuo a parlare, and I discover, scopro alla fine that is nobody, che nessuno più c'è più in questa stanza. Remember, ricordate, this is a small example, you smiled, è un piccolo esempio e voi avete sorriso. I'm very happy, e sono molto felice. But what happens to you? Ma cosa vi accade? Are you aware of the situation? Siete consapevoli delle situazioni? Do you do what is being suggested to you? Fate quello che vi viene suggerito. Forget about being sensible with reference to situation. Lasciamo da parte il fatto di essere sensibile riguardo le situazioni. You do, voi fate what you want to do, quello che volete fare. And the worst thing is, e la cosa peggiore è, you expect, voi vi aspettate, everybody must do the way you think, che tutti debbano fare o comportarsi come voi pensate. That means,
vuol dire you are the tamas, che voi siete il tamas. Wish you all the best. E vi faccio tanti auguri. With this, e con questo I stop. Mi fermo. Please, please, chiudete gli occhi. Om Shanti Shanti Shanti.